Sei contenta di partire? Sì? Ma tanto noi dove andiamo tra 2 giorni? Sicilia, Palermo. Esatto, poi si torna finalmente e non si parte più. Eccola, con chi hai litigato? E scappa. Eccola. Nina? Eccola. Abbiamo sentita litigare, Ani? Dove? Dove? Non lo sappiamo, qua dietro. Nina, ti salutiamo, noi stiamo partendo. Abbiamo preparato la pappa, Nina. Poi quando torniamo, se ci sei ancora, te ne diamo ancora, va bene? Bimbe, è giunto il momento di salire in macchina, si parte! Sì, come la Nina! Nina! Vai, Ani. Salutiamo Nina, ovunque lei sia. Ciao, vai, Nina! Vai, quando ritorniamo ci sei ancora? Speriamo. Speriamo, ciao! Dai, prendete posto. Tesorino! Sui vostri... Amore! Tesoro! Amore, ti manca. Posso fare le scarpe? Sì, ma dobbiamo fare un paio di commissioni prima, eh? Vabbè. Legatevi, bimbe. Madonna. Ok, ciao. Sì, siamo appena saliti sulla nave, finalmente si parte tra poco. E state già mangiando? No. Eh? Avete tanta fame? Non mangiamo la colazione, mangiamo la crepe. Secondo me tu la crepe la mangi adesso, più tardi sulla nave. La colazione è impossibile perché non abbiamo il tempo, ma più tardi la mangiamo, va bene? Tra poco si parte, domani siamo a casina. Sapete ragazzi che io e Vanessa abbiamo fatto le unghie arancioni, però... Ah, ma fammi vedere! Adesso le ha fatte arancioni e l'altre verdi. Sono bellissime. Io sono arancioni. Sono bellissime. Devi vedere le tue, Vane? Wow, non ho visto quelle verdi. Bella. Bellissime, Vane, stupende. Mi farò crescere le unghie così le fai anche a me, ok? Guardate ragazzi, mi braccialetti. Sì, avete comprato tantissimi braccialetti. Sì, sono anche benissimo con le unghie, vedo. È vero. Buon appetito, ciao, ci vediamo dopo, eh? One hour later. No, non è buona? No. No? Cos'è, secca? Appiccicosa? L'altra volta era più buona? Glielo andiamo a dire? Adesso l'assaggio. Peccato, la crepa alla Nutella. Ok, bimbe, siamo rientrati in cabina, vi siete divertiti, avete giocato anche le palline. Adesso facciamo la nanna che tra poche ore ci svegliano. Buonanotte. Vane, ascolta, guarda che domani appena arriviamo a casa tiri fuori i libri di scuola e finisci i compiti perché poi dobbiamo ripartire. Quando rientriamo mancano pochissimi giorni per l'inizio della scuola, ok? Buonanotte. Ciao. Tomorrow. Buongiorno. Buongiorno, amore. Ciao. Siamo al bar della nave per fare colazione, vero? Ragazzi. Sì, dopo la facciamo vedere meglio perché da qui non si vede. Anche i tacchi. Va bene. Hai fame, Vane? Vuoi la brioche o no? Sì, io sì. Con la crema. Con la crema? Due volte. Due volte? Sì. No, sì. Per mangiarne quanta? Metà? Sì. Buona colazione, bimbe. È buono? Questo cappuccino è un bellissimo aspetto. Voglio assaggiare. Vuoi assaggiare? Sì. La brioche è buona? Ani, mi fai vedere se siamo vicino alla terra o se stiamo ancora navigando? Vediamo un po' cosa dice. Cosa dice il nostro blò? Qua vedo mare aperto. Non è vero. Cosa? Io non vedo niente, terra non la vedo ancora, eh. Ma sì. Ah, sì, la vedo. Ok, ragazzi, aia, ho preso una testata. Siamo a Genova. Guardate ragazzi, non vedo l'ora di arrivare dal crescitino. Olivia, guardate, ciao Olivia, stiamo per arrivare. Manda un messaggio a Olivia. Non ce l'ho. Dille che stiamo per arrivare. No, qui amore, qui un messaggio. Ciao Olivia, stiamo per arrivare. Io comunque sto vincendo. Io sto pensando a Nina invece. No. Voi non state pensando un pochino a Nina? Sani? Sì. Povero Nino. Vabbè, ma povera Nina, oddio, lei sta bene. Siamo in macchina e si torna a casa. 2 ore di viaggio. Mi raccomando, fatevi un bel riposino così il viaggio non lo sentite nemmeno, ok? Siamo tornate a casa, abbiamo già messo in ordine quasi tutto. Non ho ancora visto i tuoi libri di scuola. Adesso guardiamo nelle ultime borse, ma nel frattempo dove andiamo adesso che ho una fame? Andiamo a mangiare dalla nonna. Amore, stai giocando a casa della tua nonna? Eh? Sì. Hai già mangiato? Sì. E cosa hai mangiato? Mamma, attesa. Oh, scusami. Dai. Ho distrutto il tuo percorso, scusa, no. Amore. Non l'ho fatto apposta. Però, io ce l'ho detto, devi vedere le cose.
Ma io stavo camminando e non ho visto, perdonami, non ti arrabbiare. Hai mangiato bene? Vai via. Vado via? Sì, sto giocando. Monella, scusa. Amore, ah, che buono il gelatino della nonna. Sei più tranquilla adesso? Non sei più arrabbiata con me? Allora, adesso usciamo perché dobbiamo andare a comprare ancora l'abito per il matrimonio. E con chi usciamo? Con... Nonna Elisa! Ciao ragazzi! Siamo tornate! Sono tornate le mie nipotine, speriamo che vi piace questo video perché adesso andiamo a fare un giro. Io sono contentissima che sono rientrate tutti. Però tra quindi, qualche giorno ce ne andiamo di nuovo. Adesso continuerete a vedere anche me, tra poco. Sì, anche perché dovete sapere che la nonna tra pochi mesi verrà a vivere vicinissimo a noi. Quindi dovrete sopportarla nei video perché ne faremo tantissimi anche ma con lei. Ma io vi piaccio e quindi metterete tanti like. Ecco, ciao ciao! È arrivata la rompiscato. 2 hours later. Ciao ragazzi, finalmente abbiamo finito di fare shopping e ci abbiamo impiegato 2 ore, eravamo stravolti, ma vi voglio raccontare una cosa. Praticamente Anastasia ha iniziato ad avere un capriccio, e cioè quello di volere l'iPhone. Ovviamente, essendo una bambina di 6 anni, quasi, nemmeno ancora compiuti, la mia risposta è stata un no, ma lei ha pianto per 2 ore di seguito, fino a quando... ho scelto di darle una chance, ma solo se lei avesse tolto il ciuccio per sempre, perché come ben sapete Anastasia porta ancora il ciuccio. Ebbene sì, dovete sapere che dal momento in cui siamo tornati a casa Anastasia ha tolto il ciuccio, non lo sta più usando, e quindi se continuerà così per 3-4 giorni dovrò regalargli un iPhone. Sta facendo i compiti. Che c'è, amore? Scusa, mamma, non ho capito cosa hai detto. Quando? Adesso. Che siamo andati a fare shopping? Dopo. Che sono molto stanca perché ci abbiamo messo 2 ore? Dopo? Ah, di Anastasia? Sì. Ah, sì, amore, non te l'ho ancora detto. Ti ricordi quando in centro, durante lo shopping, continuava a chiedermi l'iPhone e io continuavo a dirle no? Benissimo. Le ho detto che se si fosse tolta il ciuccio io l'avrei regalato, e quindi lei adesso sta senza ciuccio da tante ore e sono sicura che riuscirà a portare avanti questa scelta. Sì, magari almeno una settimana. Vabbè, anche se sì, gliela do una settimana, gli darò 3-4 giorni, adesso sì, vediamo. Ma che iPhone? Il problema è che non... Uno, due, anche perché sai che è benissimo che... 4, 5, 6, 7, aspetta, 10, vale. 10, sì, va bene. Ascoltami, non ho voglia di spendere soldi per un telefono perché Anastasia toglie il ciuccio. Sono contenta che Anastasia tolga il ciuccio perché iniziava le elementari, per me era un problema mandarla a scuola con... Quindi papà ha 2 iPhone 13. No. Sì. Ma per forza, Vane, mica posso comprargli un telefono nuovo. Papà non ha 2 iPhone 13, sì. Pro Max. Ha l'iPhone 13, poi l'iPhone con le... Guarda, con... aspetta. L'iPhone così, poi così, con le due cose, le fotocamere, Vane. Lo so, così, l'iPhone 13 ha una fotocamera, è il primo e l'ultimo. Vabbè, ma non ti devi arrabbiare. Papà usa sempre l'iPhone 13 Pro Max, lui ha il Pro Max e l'altro è un iPhone 13 forse Pro, non lo so. No. Normale. No. Ma non è quello grosso, è quello più piccolo che darebbe ad Anastasia. Se... Ma ce li ha tutti così, ce li ha. No, uno è più piccolo dell'altro. Vabbè, ok, però la mia maestra ha l'iPhone 6. Vabbè, cosa dobbiamo fare? Ho capito, dobbiamo... è piccola, ha 5... Hai ragione, hai perfettamente ragione. Io ne ho 9. E tu neanche avresti dovuto ricevere l'iPhone l'anno scorso per il tuo compleanno, però te lo abbiamo detto. Io non l'ho manco detto, lui non ha detto voglio l'iPhone.
Sì, che lo volevi l'iPhone, se no non te l'avrei mai. Sì, ho detto l'iPhone. Senti, 2, Vane, 4, no, no, hai perfettamente ragione, mi sento in colpa, però se non era... te lo devi regalare. Ascoltami, se era l'unica soluzione per toglierle il ciuccio, mi dispiace, ma sono ben contenta così. Vane, ma dai, ma smettila, guarda che ci sono 40 gradi fuori. Vane, dove vai? Se, devi aprire il esatto. Vane, come si apre questo cancello? Vane, dove va? Vanessa, ma cosa fai, Vanessa? Anastasia, senti, facciamo una cosa, fermati, stai lì, dove vai? Anastasia, facciamo una cosa, scendiamo a un compromesso, tua sorella è arrabbiatissima perché ti regalo l'iPhone 13 e lei al 12. Vanessa, dove vai? Stai qui. Quindi magari ogni tanto glielo presti, va bene? Perché se no se ne va, se ne... Glielo presti, allora vai a dirglielo, dai, vai a dirglielo e fate pace. Vane! Se n'è andata. Dove è andata? A casa di qualcun altro. Sono andata a casa dei nostri vicini. Ma ci sono i nostri vicini, sono in vacanza. Però hanno chiuso la porta, sarà lì a scavalcare. No, non può scavalcare. Ma no che non può scavalcare a casa dei nostri vicini. Che se c'è il cane se la sbrana viva. Dai, chiamala. Vane! Vieni qua, Anastasia ti deve dire una cosa, dai, fate pace. Vanessa, Anastasia ti vuole dire una cosa. Te lo faccio usare. Hai capito, ha detto che te lo fa usare. Bene, dai, grazie. Oh, avete fatto pace? Sì. Ecco, perché adesso dobbiamo andare a fare le valigie che domani si parte per Palermo. Dai, quindi comunque, video... Comunque ragazzi, il video finisce qua, scrivete